Ancora tanti punti da chiarire sul terribile naufragio di migranti avvenuto in Grecia. La versione della guardia costiera greca scricchiola sempre di più di fronte ad iniziali contraddizioni e nuove prove. Le prime dichiarazioni delle autorità parlavano di difficoltà nei soccorsi a causa del mare mosso. La versione però non regge, è stata smentita da diverse immagini che confermavano mare calmo e ottime condizioni meteo. Successivamente la BBC ha ottenuto ulteriori prove che smentiscono la versione greca, analizzando il movimento di altre navi nell'area, emergerebbe che il peschereggio sovraffollato non si è mosso per almeno 7 ore prima di capovolgersi, mentre la guardia costiera sostiene che l'imbarcazione era in rotta verso l'Italia e non necessitava di soccorsi. Al momento risultano almeno 79 persone morte e le Nazioni Unite affermano che ne mancano all'appello 500. L'ONU ha chiesto un'indagine sulla gestione del disastro da parte della Grecia. Due gli eventi da chiarire avvenuti tra le 45 e 50 miglia nautiche dalla costa. Nel primo, il peschereccio in viaggio da quasi 5 giorni viene avvicinato dal primo mercantile che arriva in soccorso, il Lucky Sailor, poco dopo le 18 del 13 giugno. In secondo, a circa 5 miglia di distanza, dove il Mediterraneo è più profondo e dove il moto peschereccio è affondato, al buio alle 2 di notte del 14 giugno. In pratica, per circa 7-8 ore il peschereccio non si sarebbe mosso, mentre le autorità elleniche sostengono che una loro motovedetta avrebbe osservato a distanza il peschereccio per almeno 3 ore senza notare alcun problema nella navigazione.